Per raccontare Trizium Pizzighettone, oggi ci affidiamo alla magia dei numeri, anzi di un numero in particolare che nel calcio ha fatto la storia con la S maiuscola, il 10. 10 sono infatti i punti che ora dividono in classifica la Trizium, vincente 2-1 con i rivieraschi, dal Voghera sconfitto dal Pontisola a domicilio 3-1. E 10 è il numero di maglia di Roberto Bortolotto, che oggi con una fantastica doppietta, un tiro da fuori area dopo aver fatto 20 metri palla al piede ed una fantastica rovesciata per il raddoppio, ha messo la firma al match e levato le pochissime nubi all'orizzonte del cielo bianco-azzurro. La Trizium oggi è in maglia nera. I suoi colori tradizionali, appunto il bianco e l'azzurro, vanno per cavalleria agli ospiti e si comincia proprio con il pizzighettone. Pericoloso al terzo minuto con Migliorati, che tira da fuori una conclusione lenta che scalda solamente le mani di Marchesi. Si fa vivo Lenzoni al sesto minuto, tutto solo dalla sinistra, si invola e costringe alla deviazione in angolo Quaini. I cremonesi gli rispondono dopo 5 minuti con Campolonghi. Parla Boscolo e risposta pronta di Marchesi. Si alza il sipario ed entra in scena Roberto Bortolotto. Riceve palla sulla tre quarti, cambia marcia, fa 20 metri, palla al piede e poi decide che è il momento giusto per far ripartire un terribile missile che va ad insaccarsi a mezza altezza alla sinistra di Quaini, inutilmente apertosi in tuffo in tutta la sua altezza. Il pizzighettone è più vivo che mai e colto nel vivo raggiunge già il pari al 39esimo, sfruttando alla perfezione l'unico errore della difesa milanese. Da un metro è uno scherzo per Campolonghi insaccare a porta vuota con Marchesi fuori causa. Ad inizio ripresa il pice si fa sotto con Piccolo, che effettua una rovesciata che si spegne fuori di poco. Arriviamo così al settimo della ripresa. Il sole ha preso il posto delle nuvole per essere testimone di un gesto atletico come se ne vedono pochi a queste categorie. Sfera che arriva a Roberto Spalla alla porta, tre palleggi consecutivi in mezzo agli avversari che è come se non ci fossero e poi si va. Coordinazione perfetta con il sinistro che si libera in aria e destro che va a colpire il pallone a metterlo là, dove nessun portiere al mondo può arrivare. È uno spot per il calcio, il gesto si merita il replay, la scena dovrebbe essere fatta vedere, rivedere ai bambini che si avvicinano a questo sport. Altro che mille striscioni e ore e ore sui banchi a parlare di tattica e di 4-4-2. Questa è la magia che sanno dare nel calcio i numeri 10. Segnaliamo poi al 18esimo un assist perfetto di Lunardot per la testa di Lenzoni, stacco imperiale e palla che finisce fuori dal lato opposto. Al 28esimo Marchesi è bravo nella parata su Campolonghi. Dopo un minuto il pizzighettone reclama un rigore su Segale, ma il giocatore biancoazzurro viene invece ammonito per simulazione. Al 39esimo i cremonesi vanno vicino al pari ancora con Segale, ma il suo colpo di testa finisce alto per un niente sopra la traversa. Un ottimo pizzighettone, i playoff non sono lontani, e una cinica Trizium che lo controlla bene, da carta bianca da inventare gioco a Roberto Bortolotti. Questa è la sintesi del match e domenica il Pontisola, che ha battuto 3-1 il Voghera, incontra la Trizium. Appunto, questa è la magia del calcio.